Potrebbe essere la madre di tutte le sfide per i campioni di calcio Balilla, un robot in grado di sconfiggere una squadra umana. A pensarci sono stati gli studenti del laboratorio di automatica presso il Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera. Le stecche sono dotate di motori lineari e ad alta dinamica che permettono di regolare rapidamente la posizione dei giocatori in campo e di ruotarle per calciare la palla. Abbiamo un primo motore che permette di spostare i giocatori in modo lineare e un secondo motore che ruota le stecche. Il sistema può raggiungere una precisione submillimetrica nel posizionamento e può calciare con una forza pari a quasi il doppio del giocatore umano medio. Le posizioni delle stecche sono aggiornate 300 volte al secondo. Gli studenti dicono di averci messo 6 mesi per progettare e assemblare il prototipo. Il robot vede la palla grazie a una telecamera ad alta velocità collocata sotto il pavimento del campo da calcetto. La telecamera capta 300 immagini al secondo. Il movimento della palla è analizzato in tempo reale attraverso algoritmi di elaborazione delle immagini. Le informazioni vengono trasmesse al computer che controlla il movimento e il posizionamento della stecca. Per rilevare la posizione della palla c'è una telecamera apposta al di sotto del campo e poiché il campo è trasparente possiamo ottenere delle immagini, inviarle al computer e il computer le elaborerà e rileverà la posizione della palla sul campo. Il prototipo è in grado di sconfiggere avversari umani, ma secondo alcuni esperti siamo ancora lontani da un'era in cui i robot possano realmente competere contro gli umani nello sport. Lo scienziato informatico Peter Bentley dice che i problemi sorgono in ambienti non controllati, dove una folata di vento può far saltare tutti i calcoli immessi nella programmazione. Il robot non conosce il mondo per davvero, sa solo quel che gli viene detto ed è vivo, per così dire, probabilmente solo da 2 o 3 anni. Noi abbiamo avuto 3,6 miliardi di anni di evoluzione per abituarci a questo ambiente, perciò devo dire che sono un po' pessimista. Ci vorrà parecchio tempo per sviluppare questi robot, decenni probabilmente, forse addirittura centinaia di anni, prima che siano in grado di sfidare sportivi professionisti. Nel caso di Losanna poi manca anche tutta la parte strategica. Il sistema attuale permette solo di rilevare la palla, bloccarla e calciarla verso la porta. Ora gli studenti e il coordinatore del progetto intendono sviluppare un programma in questo senso. La tappa successiva è la strategia. Ora disponiamo di diverse informazioni, sappiamo dove si trovano gli avversari, per cui possiamo elaborare una strategia più avanzata in cui ci serviamo di queste informazioni, ad esempio per calciare sul lato per poter raggiungere la porta dell'avversario. Per il futuro Salzman intende lanciare un campionato di calcetto fra robot in cui i programmatori si sfideranno usando strategie diverse.